Concessionaria l'auto. A novembre super rottamazione. Nasce dalla volontà di viaggiare a ritroso verso le radici di un percorso storico di appartenenza al corpo degli alpini, l'esposizione organizzata a Montagna in Valtellina dal titolo Conosciamo la nostra storia, Montagna, 100 anni con gli alpini, e che ben si incastra con le celebrazioni legate all'anniversario della fine del primo conflitto mondiale. Un gruppo alpini, quello del paese Retico, vicino ai festeggiamenti per il 60° anno della propria costituzione. Una mostra che, come un puzzle, ricompone tessera dopo tessera una storia fatta di impegno, amore per la propria patria, dedizione verso il prossimo e che ha visto il più antico corpo di fanteria di montagna, fondato nel 1872, attraversare due conflitti mondiali e farsi strada fino ai giorni nostri con un impegno di fatto inesauribile. Abbiamo pensato che una raccolta di documentazione, di fotografie, di storie anche raccontate della loro esperienza, del servizio militare, della loro storia nel corpo degli alpini, a cui loro si sentono molto molto legati, poteva essere l'occasione per festeggiare, diciamo così, la loro appartenenza. Tutto il materiale esposto proviene dagli album di famiglia di coloro i quali, alpini in testa, hanno fortemente voluto che l'esposizione prendesse forma. Scavare nei ricordi, seppur sbiaditi, per scoprire poi che i sentimenti rimangono vivi, attuali, e che in realtà nulla, sotto sotto, viene rimosso dallo scorrere degli anni. Ognuno cercava se stesso nelle foto, i propri parenti o i propri fratelli. E poi l'attenzione si fermava su le fotografie, quelle poche che abbiamo trovato, a dire la verità, dei morti della seconda e dei morti della prima guerra mondiale. È un dolore che non è ancora sedato, perché ognuno di fronte a determinate foto, io ho visto persone che avevano le lacrime agli occhi. Niente di superato dunque, niente di anacronistico. Nonostante l'abolizione della leva militare, nonostante parole come solidarietà e altruismo spesso vengano lasciate da parte, il corpo degli alpini continua la propria marcia. C'è ancora molto da fare ed il tratto finale della mostra, nella quale campeggia un uniforme della Protezione Civile, è emblematico di quanto l'impegno del corpo sul territorio sia di primaria importanza nella prevenzione di gravi dissesti naturalistici contro cui, sempre più spesso, ci troviamo a dover combattere. L'esposizione è ospitata presso la sede degli Alpini al piano terra del municipio di Montagna in Valtellina e terminerà alla fine di novembre.